ha spinto la passione per la politica e il desiderio di mettere a disposizione della mia comunità, la comunità retina, le competenze che ho acquisito in questi anni di lavoro, prima come assessore e poi come parlamentare. È stata un po' una richiesta che è diffusa da tutta la provincia di Arezzo, di tante persone, dentro il PD, ma anche nella società civile, e credo che sia il frutto anche di un lavoro di questi anni, prima da giovanissimo sindaco di Monte San Savino, un comune che io ho riconquistato dove eravamo all'opposizione, poi quando sono stato eletto segretario provinciale del PD, il primo segretario del PD, quello che ha costruito insieme a 100 circoli che abbiamo messo via via nel territorio, una nuova forza politica che ha avuto tanta spinta e tanta fiducia dei cittadini, per cui la molla principale mi è venuta da un lavoro, da un percorso che io voglio mettere a frutto di tutto un territorio, di tutte le istituzioni, delle aziende, dei cittadini che hanno bisogno di un punto di riferimento forte e solido nel prossimo Parlamento. La mia non è un'idea mia, diciamo così, una mia autocandidatura. Ho raccolto la proposta che è venuta da diversi cittadini del territorio attraverso i comitati Renzi. È una sfida che ho accolto con veramente entusiasmo e con gioia perché penso che ci voglia coraggio in questo momento di mettersi in gioco, di mettere la propria faccia. E quindi è stato questo che mi ha spinto, la voglia di portare quello che ho fatto di esperienza fino ad oggi nel mio percorso amministrativo al servizio non più del paese e del territorio, ma sempre del territorio, ma insomma a livelli più grandi, nazionali. Ma prima di tutto il coraggio, perché credo che la mia generazione si debba mettere in gioco, quindi tanti ragazzi mi hanno spinto per tentare di cambiare la politica. Io ce la metto tutta da amministratore comunale quotidianamente e spero che i cittadini percepiscano questa voglia di cambiamento, questa volontà di portare la politica verso una maggiore trasparenza. Ma io credo che il punto di fondo mio principale sia l'impegno, la determinazione che ho messo sempre nelle cose, una grande passione, un grande convincimento. Ero per il PD quando ancora il PD non c'era, ho fatto una battaglia forte a difesa della provincia di Arezzo per difendere un territorio, e questa determinazione, questa convinzione, questa passione che ho dentro la vorrei portare appunto in un Parlamento che finalmente non sarà più il Parlamento dei nominati, ma sarà il Parlamento, almeno per quanto riguarda quelli del PD, di quelli scelti. Parlare delle proprie qualità non è così semplice, bisognerebbe che ne parlassero gli altri, insomma, delle qualità, però provo a buttarmela una. Io mi ritengo di avere capacità di ascolto, e mi piace ascoltare le persone, fare sintesi con loro e condividere sia i problemi che la risoluzione dei problemi. Quindi ecco, questo io posso dire, io sarò veramente a disposizione, se mai succederà, a disposizione di tutti nell'ascolto. Ma la trasparenza, ripetevo prima, c'è bisogno non solo di mettersi in gioco ma anche di farlo nell'interesse dei cittadini, con spirito di servizio. Credo che serva davvero questo, è il momento in cui la politica non può più delegare ad altri le proprie responsabilità, e per questo è giusto mettersi in gioco, cercare di farlo in maniera più onesta possibile. Due qualità che sono intrecciate: da una parte la concretezza, perché c'è bisogno di concretezza, dall'altra parte la voglia di coniugarla con ideali profondi, con la necessità di restituire alla politica la capacità di guardare alla vita delle persone, ma nel complesso, quindi concretezza e bene comune. Questa è una bella domanda, anche perché posso dire un aneddoto. Nel più grande fallimento della storia, il fallimento della Enron, nel consiglio di amministrazione c'erano due premi Nobel, quindi ho già detto tutto. Comunque, detto questo, è una battuta. Secondo me il territorio di Arezzo ha grosse possibilità di ripresa, perché si può cominciare dalla green economy. Noi via Terranova, per esempio, siamo veramente uno dei luoghi da cui può partire questa possibilità. Il turismo? Senz'altro la provincia d'Arezzo ha tutte le caratteristiche per poter sviluppare questo settore, l'oreficeria, i lavori orafi e ancora, e l'agricoltura stessa, che il nostro territorio è molto vocato sull'agricoltura. Quindi penso che ci sia molto da lavorare e che si possa ottenere dei risultati.
Ma la manifattura retina è la manifattura tra le più importanti in Italia, questo è il secondo paese manifatturiero più importante. Ci sono dei settori maturi, serve però maggiore apertura per rilanciarli. I tempi della giustizia civile sono troppo lenti, che impediscono gli investimenti stranieri, non c'è internet, non c'è la banda larga, non ci sono strumenti online e non c'è la semplificazione amministrativa che consente di avere un rapporto positivo con la pubblica amministrazione. Se queste condizioni non miglioreranno e non ci sarà anche defiscalizzazione per tutte le nuove imprese, sarà particolarmente difficile avere un paese più moderno, quindi spazio a nuove idee e nuove energie per un'Italia diversa. Una città da sola non si salva, non è sufficiente avere soltanto proposte per Arezzo, perché serve intanto un piano industriale nazionale, servono innovazioni a livello nazionale, penso dalla banda larga al privilegiare la green economy. Ciò che serve Arezzo è un lavoro comune tra tutte le istituzioni, le categorie economiche, tutte le forze sociali per sostenere da una parte il settore manifatturiero che è in crisi, penso per esempio al settore orafo, ma nel contempo anche investire in quelli che sono i settori innovativi e pensare in modo diverso anche per esempio ad un settore che è un po' sparito dalla testa delle persone come quello dell'agricoltura. Serve insomma tenere insieme e rafforzare tutti i settori con un sostegno particolare alla internazionalizzazione delle nostre imprese e anche qui serve una cultura degli imprenditori che sia più di strategia comune, basta con il lavorare ognuno per conto suo. Ma credo che noi dobbiamo partire prima di tutto dalle potenzialità di questo territorio, noi dobbiamo diventare leader a livello nazionale sempre più della green economy, della cultura. La Fondazione Simbolo ha detto che attraverso la cultura intesa in senso lato, moda, oro, creatività, siamo i primi in Italia per valore aggiunto dall'economia. Noi dobbiamo essere i leader a livello nazionale, dobbiamo uscire solo dalla dimensione locale, dobbiamo fare il sistema in questo senso e diventare un punto di eccellenza. Abbiamo tante potenzialità che dobbiamo mettere a frutto e il ruolo del parlamentare è un ruolo centrale, soprattutto per mettere insieme tutte le istituzioni, le organizzazioni, le realtà che ci sono in un territorio. Fare squadra, fare sistema come abbiamo fatto anche in quest'ultimo periodo. Di tornare a rapportarmi sempre con loro, di essere una persona rappresentativa nel vero senso della parola. Le primarie servono soprattutto a far sì che i parlamentari e le persone non siano nominate. Io mi sono sempre confrontato, sempre cercato di essere eletto e farò altrettanto con coloro che vorranno darmi fiducia. Quella di rimanere vicino al territorio come ho cercato di fare in questi anni, con la volontà di ascoltare le richieste di tutti. Ma il tempo delle promesse non c'è più, insomma, il tempo delle promesse è anche è una politica che è vecchia, insomma, superata, non è più il tempo dell'illusione, è il tempo degli impegni, è il tempo di dire mi impegno, mi metto al servizio di una comunità, porto una visione complessiva di un territorio anche per il lavoro che ho svolto. E la conoscenza delle situazioni, dei problemi, dell'economia, del sociale, delle istituzioni, conto per esempio un patto di stabilità che soffoca gli enti locali e dobbiamo stare a fianco dei nostri amministratori che sono un punto di riferimento del territorio, per cui uno dei punti sarà quello di essere un punto di riferimento dei nostri amministratori che ormai sono rimasti l'ultimo presidio a difesa dei nostri cittadini nel territorio. Allora, io prometto di non promettere niente, perché secondo me i programmi non servono a niente. L'unica promessa che posso fare, perché penso di poterla mantenere, è quella di cercare di fare rete delle esperienze in tutti i settori, per esempio esperienze con i cittadini che portano i loro bisogni, esperienze con le imprese, le aziende, gli imprenditori, perché anche in un momento come questo di difficoltà hanno portato l'Italia ai primi posti nel mondo lo stesso, esperienze con il terzo settore assolutamente, con l'associazionismo che riesce sempre in tutto con la sua entusiasmo e attività, sul turismo, come dicevo prima, perché la bellezza dell'Italia è una risorsa assolutamente da non perdere. Quindi io credo che mettere insieme tutte queste esperienze, e questa è la mia promessa, sarà vincente, perché della sussidiarietà, che non è una parola, si diventerà proposta.